Bentornati! Oggi parliamo di immondizia, perché sono sicuro che siano questi gli argomenti di cui parlare per avere successo qui su YouTube. L'immondizia e Fortnite. Fate voi tutte le battute che volete. Scherzi a parte, il tema del riciclo e della raccolta differenziata è giustamente piuttosto centrale nel nostro secolo e credo, anzi spero, lo diventi sempre di più mentre ci impegniamo a ridurre quello che è il nostro impatto su questo pianeta. Ciò nonostante, io sono terribilmente ignorante in materia, quindi ho fatto qualche ricerca e adesso condivido con voi quello che ho imparato. In questo video parleremo di come funziona la raccolta differenziata, come vengono smistati i rifiuti e di come vengono poi riciclati e riutilizzati. Iniziamo! Per prima cosa, per essere riciclato, un rifiuto va buttato nel posto giusto, sperando che poi qualcuno passi effettivamente a svuotare i bidoni, ma per fortuna non tutti abitiamo a Roma. Ma come facciamo a capire in quale bidone buttare il regalo di Natale orribile che ci ha fatto nostra zia? Qui iniziano i problemi. Fintanto che dobbiamo buttare dei cioccolatini scaduti o una bottiglia di shampoo che puzza di morte, è tutto piuttosto facile. La plastica va nella plastica, la carta va nella carta e gli alimenti vanno nell'umido. Semplice. Il dubbio sorge quando non sappiamo bene di che materiale sia fatto il rifiuto che dobbiamo buttare o, peggio ancora, quando è fatto da molti materiali diversi non scomponibili. Quindi, come facciamo a capire dove dobbiamo buttare le cose? Per fortuna c'è chi ci viene incontro, ovvero il Catalogo Europeo dei Rifiuti, un elenco di 842 voci che assegna ad ogni rifiuto concepibile da mente umana un codice univoco che ci permette di dividerli in categorie. Perfetto allora, tutto risolto. Basta guardare dove va buttato un rifiuto con un determinato codice e siamo sicuri di aver fatto la raccolta differenziata nel modo corretto. No, certo che no, altrimenti sarebbe troppo facile. Questo perché la direttiva europea deve poi essere messa in atto dai singoli stati e noi abbiamo la fortuna di vivere nel paese leader della complicazione di affari semplici. Quindi ecco che ci ritroviamo con regole che variano di città in città, giusto perché i turisti ci stanno sulle palle e vogliamo fare di tutto per mandarli in crisi. Ma c'è un motivo per cui si è arrivati ad avere questo caos. In Italia lo smaltimento dei rifiuti è affidato per la maggior parte ad aziende private e ogni azienda ovviamente ha macchinari e impianti diversi. Ogni genere di rifiuto ha bisogno di essere riciclato con un trattamento specifico, unico per quel genere di rifiuto, ma alcuni rifiuti possono essere smaltiti in più di un modo. Prendiamo l'esempio classico del Tetra Pak per capirci. In base al comune in cui vi trovate potreste doverlo buttare o nella plastica o nella carta e questo dipende da come verrà poi smaltito dall'azienda che si occupa di rifiuti nella vostra zona. Ma come facciamo a sapere queste cose? Anche questo ovviamente cambia da paese a paese. Alcuni comuni distribuiscono ai cittadini dei volantini o delle tabelle cartacee, altri scrivono sui loro siti web, altri ancora sui giornali, insomma un casino. Per fortuna siamo nell'epoca di internet e se avete dubbi potete affidarvi al sacro Google. Ad esempio potete visitare il sito tiriciclo.it che offre una mappa di tutti i comuni italiani con relativo opuscolo PDF che spiega dove buttare i rifiuti, spesso con delle grafiche anni 80 decisamente di dubbio gusto. Questo è quello di Torino, per capirci. Ci sono comunque delle indicazioni generali che valgono un po' in tutta Europa. La regola d'oro è quella di dividere i materiali quando possibile. Questo significa che, ad esempio, se avete un imballaggio di carta mista a plastica, potete romperlo per dividere carta e plastica e buttare entrambe nei relativi bidoni. Altra regola, la spazzatura deve essere il più possibile pulita. So che sembra un controsenso, però quando buttate le vaschette che contenevano i vostri hamburger, sciacquatele per togliere i residui di cibo. Questo non solo facilita il recupero del materiale plastico, ma riduce anche l'odore della spazzatura che dovete tenervi ancora qualche giorno in casa. Appiattite le bottiglie e le scatole che gettate nella pattumiera per ridurre l'ingombro. Schiacciate le bottiglie sul lato lungo e non accartocciatele per facilitare il lavoro dei macchinari che devono riconoscerle per dividerle dagli altri tipi di plastica. Non dimenticatevi dei sacchetti di plastica. Se li usate ad esempio per raccogliere la carta, svuotateli e poi buttateli nel bidone giusto. Basta, mi annoia fare i monologhi, quindi adesso tocca a voi. Partecipate con me al quiz dove si buttano davvero le cose che non ho mai idea di dove devo buttare. Facciamo apparire qui sotto i bidoni e iniziamo a giocare. In quale bidone si butta la carta da forno? Dai, questo è facile. È carta, ma non va nella carta. Questo perché nel bidone della carta si butta solo e soltanto quella pulita. Questa è unta di olio, quindi va nell'indifferenziato. Così come i cartoni della pizza e la carta che avvolge gli alimenti, tipo il prosciutto o il formaggio. Lo scontrino del sushi all you can eat? Anche questo nell'indifferenziato,
così come la vostra dieta e la vostra dignità. Questo perché gli scontrini sono fatti di carta termica che non è riciclabile. Carta stagnola. Nonostante il nome, non si tratta di carta e da oltre un secolo non è più fatta di stagno, ma di alluminio. Quindi va buttata insieme alle lattine, che a loro volta vanno buttate o nella plastica o nel vetro, dipende dal vostro comune. Il vassoio dei pasticcini. Per quanto abbia un aspetto strano, è comunque carta, quindi va buttato nel bidone della carta. Polistirolo, che troviamo in mille forme diverse, dagli imballaggi alla vaschetta del gelato che avete mangiato guardando Netflix. Questo va nella plastica, purché sia stato precedentemente lavato. Il tovagliolo che avete usato per pulirvi il mento invece va nell'organico. Dove si butta un bicchiere di vetro che si è rotto? Strano ma vero, non nel vetro, ma nell'indifferenziato, perché non può essere riciclato. Stesso discorso vale per specchi e ceramica. E no, questo non lo lancio. E se invece il bicchiere fosse di plastica? Fino a qualche anno fa avreste dovuto buttare anche questo nell'indifferenziato, ma adesso le regole sono cambiate e va nella plastica, purché sia pulito. Idem per i piatti, ma non per le posate, quelle vanno ancora nell'indifferenziato, per qualche motivo. Ultima domanda, perché potremmo andare avanti per giorni. Dove si buttano le penne e più in generale la cancelleria? Anche se sono fatte di plastica, vanno comunque nell'indifferenziato. Questo perché purtroppo molti oggetti di plastica di uso comune non sono riciclabili, quindi ci tocca controllare di volta in volta. Abbiamo capito che la raccolta differenziata è un gran casino, quindi come fa un povero Cristo a farla senza sbagliare? Anche in questo caso la tecnologia ci viene in aiuto. Oltre a vari siti che possono risolvere i vostri dubbi, vi segnalo anche l'applicazione Junker. Per dovere di cronaca, non è una sponsorizzazione, nessuno mi ha pagato, purtroppo. Comunque, è un'applicazione piuttosto interessante, che scansiona il codice a barre dei prodotti e vi dice dove buttare i vari pezzi da cui sono formati. Possiede anche un enorme database che vi spiega il modo corretto per smaltire i vari tipi di rifiuti, ad esempio accessori per la depilazione, petardi inesplosi e mangiadori da frigo. In ultimo vi spiega tutti i simboli che trovate sulle confezioni dei prodotti e che normalmente la gente non ha idea di cosa vogliano dire. Ad esempio, volete sapere che cacchio siano questi simboli che vedete sulle confezioni? Junker vi risponde, spiegandovi che sono dei simboli per indicare diversi materiali plastici che vanno buttati tutti quanti nel bidone della plastica. App decisamente valida, pollice in su per gli sviluppatori. Comunque, una volta buttata la spazzatura nel bidone corretto, il lavoro del cittadino è finito e la gestione dei rifiuti passa all'azienda che si occupa di smaltirli. Per molti di noi quello che succede ai rifiuti è completamente un mistero. Sappiamo che la mattina presto passa un omino, ci sveglia con il suo camioncino che fa più casino di una colonna di blindati e quando finalmente decidiamo di alzarci la spazzatura è sparita. Ora, questi camioncini non fanno altro che portare la spazzatura in un centro di raccolta, dove viene poi ricaricata su dei camion più grandi per essere portata alla sua destinazione finale, che varia in base al tipo di spazzatura in questione. Se è riciclabile, finisce in un centro di smaltimento. Se invece non lo è, finisce in discarica, dove rimarrà spesso per decenni ad inquinare il terreno e l'aria circostante. I rifiuti riciclabili, invece, vengono appunto riciclati per essere trasformati in qualcosa di utile. I materiali organici, ad esempio, possono essere bruciati in un inceneritore per ottenere energia elettrica a costo di emissioni potenzialmente molto inquinanti se non gestite nel modo corretto. Un'altra opzione è quella di trasformare i rifiuti biodegradabili in compost. Per farla breve, si prendono gli scarti del nostro cibo e li si danno in pasto a dei microrganismi che li digeriscono, dandoci in cambio non solo un ottimo concime per produrre altro cibo, ma anche biogas che può essere bruciato come combustibile. Ovviamente non tutti i nostri rifiuti possono essere usati per produrre compost. Per fortuna però vetro, carta e alluminio possono essere riciclati in modo relativamente facile, facendo ricominciare da zero il loro ciclo vitale. Vengono sminuzzati, purificati e sciolti per produrre nuove bottiglie, nuovi fogli e nuove lattine. Per quel che riguarda la plastica invece la situazione è un pochino più complessa, perché ciò che noi chiamiamo plastica è in realtà una gran varietà di polimeri tutti diversi, che richiedono dei trattamenti specifici. Quindi per prima cosa i rifiuti vengono fatti passare attraverso dei macchinari che li dividono in base al materiale da cui sono composti. Una volta divisi e raggruppati per tipo, i rifiuti vengono inviati alle aziende che si occupano del riciclo vero e proprio, che macinano, lavano e raffinano la plastica fino a trasformarla in piccoli granuli o pellet che diventeranno poi a loro volta il materiale di base per creare nuovi oggetti costituiti interamente o in parte da plastica riciclata. Ma dei rifiuti che produciamo, quanti sono quelli che poi effettivamente riusciamo a riciclare? Purtroppo molti meno di quelli che potremmo.
Tutti i dati che vi dirò tra poco provengono dal report Istat del 2017, che è stato pubblicato pochi mesi fa. Partiamo dal dire che in media ogni italiano produce 488 kg di spazzatura ogni anno. Se questo vi sembra tantissimo è perché effettivamente lo è. Il record appartiene all'Emilia-Romagna con circa 650 kg di spazzatura pro capite, mentre le regioni più virtuose sono il Molise e la Basilicata con circa 300 kg in meno. Se si moltiplicano 488 kg di rifiuti per 60 milioni e passa di italiani, arriviamo a circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno. Di questa quantità folle, circa il 55% finisce nella raccolta differenziata, mentre tutto il resto in quella indifferenziata e quindi probabilmente in discarica. Quando si tratta di raccolta differenziata, il nord è più attento del sud a dividere correttamente i rifiuti, mentre la maglia nera spetta alla Sardegna e alla Sicilia, che si aggirano sul 32% di raccolta differenziata, contro l'oltre il 70% delle regioni del nord-est. Lo stesso discorso si riflette anche a livello europeo, con paesi decisamente poco virtuosi, che portano in discarica oltre il 90% dei loro rifiuti, e altri invece che mirano a superare il 95% di raccolta differenziata, principalmente nel nord Europa. Tra i paesi ricchi l'Italia è molto indietro, ma pian piano stiamo migliorando. Quindi, cosa abbiamo imparato oggi? Che fare la raccolta differenziata è un po' una rottura di balle, ma è anche l'unico modo che abbiamo per evitare di finire soffocati dai nostri stessi rifiuti. Tutto ciò che possiamo fare è cercare di produrre meno rifiuti possibile e quelli che produciamo cercare di riciclarli al meglio delle nostre possibilità, per dar loro una seconda vita. Opinione personale, ma penso condivisibile. Il nostro obiettivo deve essere quello di muoverci piuttosto in fretta verso un'economia il più possibile circolare, ovvero che riutilizza tutti quanti quelli che sono i nostri scarti per trasformarli in qualcosa di utile, cioè qualcosa che altrimenti andremo a prendere altrove. Il concetto è che non serve produrre nuova plastica se puoi semplicemente riutilizzare quella che hai già. Ovviamente questo è un discorso piuttosto utopico e decisamente più complesso di quello che possa spiegare io in due parole. Servono nuovi materiali, nuove tecnologie e soprattutto una nuova società e classe dirigente che sia un pochino più interessata a muoversi in quella direzione. Fatemi sapere se vi interessa, magari ne parleremo in un altro video. Comunque, grazie di cuore per la visione e un ringraziamento doppio a chi di voi vorrà mettere mi piace, condividere o lasciare un commento, perché no, con domande, correzioni, che sono sempre ben gradite, o semplicemente la sua opinione. Se ne avete voglia, date un'occhiata ai video vecchi del canale e valutate l'idea di iscrivervi per non perdervi le prossime puntate. Ci trovate anche sui social, Instagram e Facebook, di cui trovate i link in descrizione e nell'end card tra pochi secondi. E basta, ci vediamo domenica prossima.